Amici del canale RCM, buongiorno a tutti. Eccoci a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica. Oggi si parla di magia, ma prima di presentarvi i miei ospiti, mandiamo la sigla. Eccoci, buongiorno in studio. Abbiamo un summit di maghi. Oggi ne Ciao. abbiamo ben tre. Abbiamo Alessandro, abbiamo Ciao. Stefano e abbiamo anche Lorenzo. Lorenzo. Bene, ma io passerei subito la parola a Alessandro, che è uno dei, diciamo, dei veterani della RCM, lo conoscete già, che ci presenterà il loro progetto e poi piano piano vi presenterò anche Lorenzo e Stefano. Bene, Ale, allora parlaci del vostro progetto. Bene, ciao a tutti, grazie Maurizio per questa ospitata qua nel tuo studio oggi, questa mattina. Siamo contenti e felici di essere qui e parlare del nostro progetto, dell'evento di sabato 4 novembre nel Teatro Dini di Cagliari di Alfredo Barrago e del nostro spettacolo Il Circo delle Illusioni, dove io con Stefano in arte Prometheus e il mago comico Lorenzo. Faremo appunto questo grandissimo spettacolo che poi è una replica perché mi ha avuto tante È stato già un richieste. successo, Esatto, comunque. e quindi abbiamo avuto il primo sold out e adesso abbiamo anche il secondo sold out e quindi questo progetto sta andando avanti, poi dirò anche altre novità e quindi niente, ma io darei subito la parola al nostro mago comico perché Sì. in questo mago comico, il Lorenzo, in questo circo delle illusioni ha un ruolo abbastanza importante Ecco. perché essendo anche un ragazzo Grazie. giovane, però è anche un ragazzo di molto talento Ecco. e vabbè, Sì, grazie, io Lorenzo vorrei parlare con te e chiederti anche un attimino come incomincia la tua grazie. Certo. passione, per la magia, ecco. Allora, io ho iniziato a 15 anni, ok? A scuola così, a caso, insomma, era un divertimento per rimorchiare le ragazze, ok? Bene. Proprio detto papale papale. Ottimo Esatto, deterrente. funziona Funziona, tantissimo. funziona. E poi da lì è nata la passione, guardando Dynamo in TV e tutti gli altri programmi di magia, dicevo, cavolo, però queste cose sono veramente belle, perché se ce la fanno loro ce la posso fare anch'io, e quindi da lì ho iniziato con lo street magic, che sarebbe appunto l'arte di fermare la gente per strada e chiedergli se gli posso fare un gioco di magia, ovviamente, e da lì è partito tutto, ho iniziato con le sagre, i palchi, e poi sono Bellissimo. finito con questi due a Bellissimo, bellissimo. fare spettacoli. Ecco, all'interno di questo spettacolo che si svolgerà il 4 novembre, raccontaci qualcosa, ecco. Volete uno spoiler? Uno spoilerino piccolino piccolino. Beh, cosa possiamo Una piccola raccontare? Cosa possiamo anticipazione, dai, raccontare? una piccola. Beh, piccola, perché poi venite in Senza teatro, fare uno vi spoiler. aspettiamo al Teatro Udini, Allora, eh. diciamo che ci saranno diversi personaggi, ok? Perché comunque in un circo ci sono diversi Certo, personaggi. certo. E diciamo che il piccolo spoiler che vi posso dare è ci sarà il domatore di animali. E questo è tanta roba. Tanta roba. Adesso questi Animali dettagli. feroci, parliamo Però, di animali no, sì, animali, feroci, no, eh. animali, cioè veramente Delle seri, sì. belve. Non no, non spoileriamo altro. Bene, bene, Alessandro. Cioè Alessandro, scusami, Lorenzo, Lorenzo. Lorenzo, adesso Ho tanti nomi, io tranquillo. ti ho conosciuto oggi, quindi ancora devo memorizzare. Bene, parliamo anche invece con Stefano. Stefano, Il nostro mentalista. il nostro mentalista, ecco, che differenza c'è tra un mago come si dice? Prestigiatore. Prestigiatore e un mago mentalista. Ecco, parliamo un attimino di questo. Allora, in buona sostanza non c'è in fondo differenza. Facciamo così, visto che siamo in un ambiente che spesso parla di musica, Sì. il mentalismo è un po' come il jazz e la musica. La musica è l'illusionismo e il jazz è una forma di musica e quindi Certo. il mentalismo è una forma di illusionismo. Benissimo, Ok? benissimo, chiarissimo. E in realtà se ho detto jazz e in fondo ci sono tecniche addirittura che hanno a che fare col jazz, ma vabbè, quello è già qualcosa di un po' complicato che chi Certo, studia capisce meglio, chi studia mentalismo. è un po' un virtuosismo della magia, Sì, esatto, sì. se possiamo È definirlo anche così. un po' quel che è di incredibile come nel jazz che dici com'è possibile che riesca così dal nulla a Certo, tirare fuori tutto questo. Stefano, ma la tua passione per la magia e il mentalismo, insomma, com'è partito?
Allora, io non so se anche per voi, poi voi direte la vostra, è partito prima di tutto sin da bambini, un po' è un classico questo. Certo. E quando si è bambini si vede tanti personaggi, da illusionisti a anche persone che dicono di avere poteri, anche paranormali, e il dubbio ti viene, dici, sarebbe bello avere poteri paranormali, ah, adesso mi impegno, adesso ci credo, adesso voglio farle le cose. Certo. Dopo tanto impegno, dopo tanto anche crederci, sì, ce li ho, faccio le cose, alla fine purtroppo capito che ci devono essere i trucchi per riuscire a fare qualcosa che sembra anche paranormale, per Chiaro, forza. Ho chiaro. indagato in maniera molto profonda, Ecco. sino ad arrivare anche a studi, anche fatti da proprio indagatori del mistero, come Massimo Polidoro, il CICAP, fondato da Piero Angela, di cui faccio parte, sono anche il coordinatore in Ma che Sardegna. bello. Notevole, è un ruolo Sì, molto importante e di importante. prestigio anche per la regione Sardegna, a Certo, livello del certo. CICAP. Tra l'altro dobbiamo fare anche un evento proprio il 17 novembre, venerdì 17, proprio in relazione alle superstizioni, Bene, al Teatro Udini di Cagliari. benissimo. Bene, Stefano, invece in questo progetto che ti occupi di mentalismo, puoi spoilerare qualcosina? All'interno del circo delle illusioni. Allora, un po' come ha Sì. detto Lorenzo, che farà qualcosa di pericoloso con il domatore, ci saranno cose pericolose anche fatte da me o con me, non so, vedrete, capirete, soprattutto le persone che verranno a vederci. Cose pericolose, allora, lettura del pensiero prima di tutto, è un Certo. po' fa paura alle persone perché la gente dice, caspita, non posso pensare niente, che non, meglio che neanche mi guardi, mi tengo lontana Chiaro. da questa persona perché ognuno ha segreti, lo Chiaro. so benissimo che hai segreti. E poi c'è proprio un esperimento molto pericoloso fatto con un chiodo in cui tanti illusionisti e mentalisti si sono fatti realmente male. Esistono video anche su internet, in cui si passa la mano e si schiacciano delle buste e c'è gente che si è bucato la mano. E noi facciamo proprio questo esperimento riuscendo a far scegliere proprio alle persone la busta da scegliere da schiacciare, sperando che non ci sia il chiodo. Però Mamma grazie mia, alla manipolazione mentale dovremmo riusciamo. riuscire. Per ora è andato tutto Ma bene, per è meraviglioso, Ale. Ma tu mi hai portato dei pezzi da 90 qui. Non è ora. Hai non è visto? mica Bau Bau Micio Hai Micio. Ecco, visto? Ci trattiamo assolutamente sì. bene. Ecco, raccontami ancora qualcos'altro, non del vostro spettacolo, cioè, ma in genere del vostro incontro. Ecco, ci siamo incontrati. Allora, il nostro incontro è partito da una mia idea, una sera, no? Quando con Stefano abbiamo pensato di girare delle puntate, quindi anche dei video per strada, formando, diciamo, ognuno di noi un nome d'arte, no? Sì. Però, lavorando anche diciamo, in coppia, abbiamo pensato a un nome d'arte che poi siamo arrivati al nome Yassi. Poi si è aggiunto il nostro Lorenzo, si è aggiunto il nostro ragazzo Il più talentuoso, vecchio del gruppo. esatto, e da lì allora, siamo partiti un po' in sordina, nel senso che è stata una cosa anche molto improvvisata, ma io ritengo che le cose improvvisate sono le migliori a volte, proprio escono benissimo. Quindi siamo partiti, la prima puntata è stata, se non mi sbaglio, al Parco della Musica, Sì, se non mi sbaglio, ma sì. così, ripeto, molto improvvisata. E da lì siamo partiti in questo progetto degli assi e delle puntate stupidi in strada, che tutti sanno, molti che vanno in onda sui social, Facebook, Certo. Instagram, e poi attualmente gireremo la prossima puntata che sarà di novembre-dicembre e poi riprenderemo con la prossima stagione. Ma Benissimo. volevo dire anche un'altra cosa, che oltre questo, il Circo delle Illusioni, oltre alla data del 4 di novembre, stiamo progettando anche di fare un tour, e di portarlo nei teatri, esatto, di Cagliari, ma Diciamo anche, un po' perché tutta la no, della Sardegna. Sardegna. Ma bello, Esatto, sì, questo è un bel progetto. ci stiamo Ecco, come lavorando. possono contattarvi chi vorrebbe avere un vostro spettacolo? Allora, possono contattarci sulla mia pagina di Facebook, Mago Lupin, è una pagina comunque a livello nazionale, oppure su Instagram, oppure
sulla pagina di Stefano Prometheus Mentalista, oppure su Lorenzo Mameli, esatto, oppure semplicemente sulla pagina degli Assi, esatto, sì, esatto, oppure la nostra pagina, che ci vede tutte e tre insieme in collaborazione. Trovate anche il link in descrizione, quindi esatto, gli Assi, non sì, si può sbagliare, si può dove comunque ci arrivano anche molte richieste, ecco, attualmente. Ci vuole un teatro, oppure si può fare anche in altri location. Ma diciamo che nasce in teatro, nasce questo in spettacolo, teatro, quindi è preferibile portarlo in teatro, diciamo che ci mentre piace... invece stiamo studiando una forma di spettacolo per le piazze, ecco, adatto per le piazze, ecco, quindi stiamo studiando anche questa, ecco, forma, ecco, per poterlo ampliare, per poterlo portare, ecco, in, su larga scala, sì, sì, in, in varie parti. Dicevi della... Lorenzo? Che diciamo che nello spettacolo da teatro ci piace fare come una sorta di famiglia, cioè è proprio bello questo e deve essere così, quindi sì, è meglio da teatro. Perfetto, benissimo. Avete il microfono libero, chi vuole dire la sua può parlare in questo salotto, siete meravigliosi, io veramente sono veramente felice di avervi qua oggi, perché insomma non è tutti i giorni che si hanno tre maghi insieme, e quindi avete il microfono libero. Ma io colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto Stefano, per ringraziare Lorenzo per questa, diciamo, meravigliosa avventura che abbiamo creato e che stiamo portando avanti. Non è facile, perché comunque ognuno di noi ha i suoi impegni, ognuno di noi ha le sue dinamiche, insomma tante cose, però comunque cerchiamo di riunirci, di progettare, di portare avanti i nostri progetti, ma soprattutto i nostri sogni. Certo. Soprattutto, perché certo, comunque ricordiamoci sempre che da un sogno nasce un'idea e poi nasce un progetto, ecco, esatto, questo è molto importante. E poi colgo l'occasione di salutare Maurizio, sempre disponibile, sempre gentile nell'averci ospitato qua nel suo bellissimo studio, che grazie, rimango sempre affascinato da, ti ringrazio, da questo. È a disposizione dell'arte, quindi chiunque e noi voglia... ci fa piacere. Bene, Stefano, ci dici qualcosa anche tu, qualcosa in chiusura? Sì, allora grazie anche ad Alessandro, assolutamente, anche lui ha partecipato nel creare, è stato fondamentale, ovviamente anche Lorenzo, nel creare sia gli Assi e sia anche proprio lo spettacolo che stiamo portando nei teatri. E secondo me dovremmo dire anche un po' quello che ha detto ci ha detto il pubblico, certo, quello che ci è arrivato, certo, soprattutto dallo spettacolo. Poi abbiamo detto tante cose anche per le esibizioni in strada, però comunque sia ci hanno detto che non si sono sentiti, rispetto ad altri spettacoli o rispetto a come si potevano aspettare in uno spettacolo di illusionismo, tra amici, e questo ci è piaciuto tantissimo. Si sono sentiti coinvolti, si sono divertiti sino alla fine, e ci è stato detto che c'è stata una cosa che non gli è piaciuta, una sola, dello spettacolo, che finiva. Esatto, esatto. E questa è, quindi è una bellissima cosa, perché quando uno dice questo gli lasci quel dolce in bocca che esatto, sì, hanno voglia di rivederlo. Esatto. Questo solo i parenti però. No, non ci credo. Bene, Lorenzo, invece in chiusura cosa ci dici tu? Niente, che vi aspettiamo il 4, siamo felici che appunto abbiamo fatto di nuovo il sold out, si spera per i prossimi. E niente, vi salutiamo, non lo so, vi aspettiamo il 4. Perfetto, allora da Lorenzo, da Stefano, da Alessandro, da Maurizio è tutto, vi aspettiamo in via Molise al Teatro Udini di Cagliari di Alfredo Barrago, sarà veramente uno spettacolo meraviglioso. Questo è il sold out, ma stanno già programmando il prossimo, quindi vi aspettiamo presto per il prossimo. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie, ciao, grazie a tutti.